Ok, allora, come dicevamo, il programma di questa settimana, molto chiaro, è quello di, diciamo così, fare un po' di esercizi e di, diciamo così, ragionamenti in preparazione per le prove d'esame. Allora, avete visto, nel laboratorio 12, no, come sarà strutturato l'esame, quindi avrete anche gli esami veri e propri. Lo ricordiamo, abbiamo 90 minuti di tempo, e ci sarà ciascuno di voi, diciamo così, quando faremo poi il calendario in funzione delle prenotazioni, avremo uno slot orario ben definito, quindi quei 90 minuti vi diremo in quale giorno e in quale orario dovete sostenere l'esame. C'è un minimo di tolleranza, diciamo così, sull'orario di inizio e sull'orario di fine, perché magari non tutti riescono a collegarsi esattamente nello stesso momento, ma da quando partite, da quando entrate nel quiz, scatta il timer, che conta questi 90 minuti per le tre domande di teoria, più il programma finale, programma da realizzare. Ok? Dovete alla fine completare tutto e, diciamo così, confermare l'invio del vostro materiale. Lo strumento sarà esattamente quello che abbiamo già usato nel laboratorio 12, con l'aggiunta del lockdown browser, quindi lockdown si chiama questa bestia qui, browser, che vi bloccherà alcune funzionalità del computer, quindi vi conviene, chi non l'ha già fatto, sul portale della didattica c'è una procedura per scaricarlo e testarlo, vedere che funzioni con le vostre impostazioni di computer, webcam, tastiera, eccetera, eccetera. Okay? E quindi è assolutamente consigliato fare, anzi, diciamo che è obbligatorio che voi proviate, no? Tanto questo lockdown lo userete anche per gli altri esami, questo stesso meccanismo per altre materie, provatelo prima, perché non si può arrivare il giorno prima dell'esame, e accorgersi che qualcosa non funziona. Ok, quindi questo verificato. Noi stiamo cercando, se riusciamo, a fare ancora un'ultima esercitazione, che non so se sarà questo giovedì oppure ve la lasciamo lì in modo che la facciate quando vogliate, in cui sia già abilitato anche questo lockdown, così abbiamo anche la percezione di che cosa non si può fare quando il lockdown è attivato. Ad esempio, il copia e incolla purtroppo è una funzionalità che non è più disponibile una volta che il lockdown blocca il computer. Quindi cerchiamo visto che l'esame comunque è abbastanza verso la fine del mese, di impostare un ambiente in cui possiate provare anche, diciamo così, col sistema di lockdown. La domanda di Elena è sulle tre domande di teoria. Giustamente, queste tre domande di teoria, sono una, sulla, diciamo così, parte T1. Una sulla seconda domanda sul capitolo T2 di teoria, quindi uno sui numeri e l'altra sulle architetture. La terza domanda è, diciamo così, sulla programmazione, sulla parte, diciamo così, teorica della programmazione, quindi capire le strutture dati, i costrutti, l'utilizzo dei vari meccanismi, eccetera, del linguaggio e degli algoritmi, che sono stati, diciamo così, visti. Diciamo che quest'ultima domanda, se uno ha compreso bene la parte di programmazione, gli viene praticamente gratis, non c'è nulla di specifico da studiare. Se avete visto nella dispensa che vi ho linkato purtroppo solo ieri sera, ma è questa qui, l'ho messo sul sito, vi ho messo il link, su Slack, e ci sono proprio, alcuni esempi della prima domanda, alcuni esempi della seconda domanda. Diciamo, non sono esempi esatti della domanda, perché le domande dovremmo riformularle tenendo conto esattamente dell'ambiente d'esame, che cosa potete selezionare come risposta chiusa, risposta aperta, eccetera, quindi vanno poi riformulate con attenzione. Ma sono tipi di domande, diciamo così, sugli stessi argomenti che potrebbero capitare. Sul capitolo di programmazione, quello che vi suggerisco è dare un'occhiata alla fine di ogni capitolo del libro, e quindi noi abbiamo fatto i primi 8 capitoli del libro. Ci sono degli esercizi di ripasso, c'è un capitoletto proprio al fondo che si chiama esercizi di ripasso. Le domande sono numerate, questi esercizi R qualcosa, quindi R3.1, R3.2, R7.4, eccetera. A differenza degli esercizi di programmazione che hanno la P, questi hanno la R, come è scritto qua. E
se guardate quegli esercizi, grosso modo, no, le domande di teoria, la terza domanda di teoria cadrà grosso modo in quel dominio, no, che ci fa ragionare su come usiamo il linguaggio. Queste domande, prima che me lo chiediate, diciamo così, valgono 5-6 punti in totale, sul totale dell'esame, e il resto del punteggio invece chiaramente sulla parte di programmazione. Ok? Va bene. Ricordatevi di prenotarvi sul portale per l'esame. Il totale dei punti è un po' più di 30, ovviamente, nel senso che noi dobbiamo poter dare sia i 30 che i 30 lode, quindi la somma totale arriverà a 31-32, ma questo è un dettaglio, diciamo così, che purtroppo, diciamo così, preoccupa più noi che voi, no? Nel senso, voi dovete solo essere preoccupati di fare le cose giuste e poi il voto bello ve lo diamo, in estrema sintesi. Quanti punti saranno per superare gli esami? 18. Alla fine l'esame l'ho superato con 18 punti. Ecco, non è accettabile lasciare la parte di teoria in bianco. Quindi anche se uno fa il programma bene o molto bene, ma non risponde a domande di teoria, allora non è considerato valido. Non vogliamo mettere un numerino, quale sia la soglia minima sulla teoria, lasciateci ragionare col cervello e non con la calcolatrice, però diciamo così, la parte di teoria deve essere decente, no? Perché il programma, perché diciamo, il compito sia valido. Ma come avete forse già cominciato a guardare o percepire, effettivamente queste domande devo dire che non sono particolarmente difficili, in certo senso. Ok, almeno così non le percepiamo noi, poi è sempre tutto molto soggettivo. Ecco, prima di passare agli esercizi, volevo solo ricordarvi ancora altre due cose. Che sono, la prima è il questionario cosiddetto CPD del Politecnico. Vi saranno arrivati un certo insieme di avvisi per compilare questo questionario. Io ho già anche insistito un paio di volte, ecco, vi faccio vedere dal vivo quello che sto vedendo io adesso. Al momento ci sono meno della metà degli studenti che hanno già risposto a questo questionario. Okay? Mi piacerebbe che riuscissimo ad arrivare a una percentuale decisamente più solida, no? Quindi un 80%, 70-80% non ci starebbe male di compilazione del questionario. Okay? Questa è la vostra opportunità per far sentire al Politecnico quella che è la vostra opinione sulla didattica che eroghiamo nei diversi corsi. Quindi prendete seriamente, essenzialmente, questo strumento. Okay? Così come l'altro strumento che vi ho accennato, vi ho condiviso, che abbiamo costruito invece tra noi docenti di informatica, è questo altro questionario di cui adesso vado a recuperare il link e ve lo ricondivido. L'avevamo già messo, dunque l'avevo messo qua, se non sbaglio, un secondo solo, ve lo rimetto nella chat, okay. Che è appunto questionario interno nostro, però più dettagliato, fatto a cavallo tra tutti i 20 corsi, più i due di inglese, che entrano nel merito degli argomenti, quindi a noi serve sicuramente per aggiustare il corso dell'anno prossimo ed eventualmente anche un pochino per aggiustare l'esame. Ok, quindi vi chiedo, come dicevo, sono 10 minuti in totale, 5 minuti per il CPD e forse meno, e 5 minuti per il nostro questionario interno. Se riuscite a compilarlo e riusciamo a, diciamo così, ad avere delle informazioni su cui poter lavorare in modo quantitativo. Ok. Quindi queste sono le due richieste che vi faccio. Allora, adesso io direi di spendere il tempo che ci serve per andare a rivedere il laboratorio 12 e se ci rimane del tempo alla fine della lezione, speriamo un pochino magari andare a sbirciare alcuni di questi esercizi che, come vedete, alla fine sono anche un po' ripetitivi, alla fine sono quasi tutti dello stesso tipo. Ok? Allora, io riprenderei il laboratorio 12, okay? Quindi ho qua il testo che abbiamo proposto, leggermente rivisto il testo perché abbiamo un po' ripulito in questi giorni
diciamo così, completato alcune cose che non si capivano bene, quindi non sono esattamente parola per parola ciò che avete visto, ma diciamo così, i concetti sono gli stessi. Allora, e proviamo a risolvere insieme, come dicevamo, no? O vedere insieme rapidamente le soluzioni, se avete già lavorato, quindi non sono esercizi nuovi. Allora, domanda 1 era una domanda molto facile, diceva, fai un'operazione su 8 bit e dimmi quanto vale il risultato. Ok? Allora, io qua ho riportato tre, vediamo, no, riesco a ingrandirlo in questo momento, no? Avevo riportato tre opzioni possibili sulla vostra simulazione d'esame, ce n'erano due sole, ma era più semplice. Allora, la prima cosa che magari diciamo è che la rappresentazione che viene definita come rappresentazione di numeri in complemento 2 su 8 bit. Okay? Allora, quando dico complemento 2 su 8 bit, mi sto immaginando un computer che lavori in complemento 2 su 8 bit. Quindi l'unica cosa che questo computer conosce sono i numeri a 8 bit, in complemento 2 su 8 bit. Quindi la risposta B, che aveva 9 bit, poi facciamo anche l'operazione, il calcolo. No? Però subito vedo che la risposta B ha 9 bit e quindi questo di sicuro non può essere il risultato che emerge da un calcolatore che lavora con 8 bit. Okay? Quindi questo lo escludiamo subito. Poi come numerini può anche sembrare giusta, ma non, di sicuro non ci sta come un valore codificato su 8 bit su complemento 2. Voi potreste dire, ma sì, ma 8 bit sono gli operandi, ma il risultato ma ha bisogno di un bit in più. No, in realtà no, no? Nel senso che sull'aritmetica fissa, quella del calcolatore, il numero di bit è noto a priori e non si può poi aumentare a piacere quando vi serve. Okay? Quindi alla fine c'è un risultato che poteva essere o un risultato numerico oppure una condizione di overflow. Con un po' di esperienza uno può capire che questa operazione qua non può mai dare overflow, perché in complemento 2 quel primo è un numero negativo, il secondo è un numero positivo, no? Il numero negativo perché il primo bit vale 1 e il secondo è un numero positivo perché il primo bit vale 0. E quindi se io ho la somma di due numeri di segno diverso, il risultato sarà sicuramente compreso tra l'uno e l'altro. No? Se faccio un A più B e A è negativo e B è positivo, beh, A più B sarà maggiore di A minore di B, per forza. E quindi non potrà mai uscire dalla rappresentazione, non potrà diventare troppo grande, più grande di 2 ln meno 1 o più piccolo di meno 2 ln meno 1. No? Perché all'interno è ancora più, diciamo così, vicino allo zero, lontano dagli estremi rispetto ai due numeri di partenza. Quindi la somma di due numeri di segno opposto non può mai causare una condizione di overflow. Punto. Quindi in automatico io andavo senza fare nessun conto sulla risposta C. Vabbè, e se no mi faccio i conti. Infatti mi sono spostare questo in modo da avere spazio per scrivere. Posso, si può andare giù con sta roba, sì. Quindi l'operazione che era richiesta era 1, 0, 1, 1. Poi c'era 3, 1, 1, 0. Questo era un numero a cui sommare 0, poi 3, 1. Quindi cerco di incolonnarli in modo più o meno decente. E poi 2, 0, 2, 1. Ok, allora proviamo a fare questa somma. 0 più 1 fa 1 senza riporto. 1 più 1 fa 2, cioè 0 con riporto di 1. Questa terza colonna abbiamo 1 più 1 più 0 che fa di nuovo 0, perché fa 2, quindi 0 con riporto di 1. Questo riporto di 1 lo porto qua, ho 1 più 1 più 0, nuovamente fa 2, cioè 0 con riporto di 1. 1 più 1 più 1 fa 3, quindi 1 con riporto di 1. 1 più 1 più 1 fa nuovamente 3, 1 con riporto di 1. 1 più 0 più 1 fa 2, quindi 0 con riporto di 1. 1 più 0, 1 più 1 più 0 fa 2, cioè 0 con un riporto eventuale che però in realtà non esiste perché questo riporto cadrebbe sul bit numero 9. Ok?
Cadere sul bit numero 9 vuol dire non esistere, di fatto, perché abbiamo solamente 8 bit, non esiste, e il nono bit non esiste proprio. Ok, questo è il risultato che, guarda caso, coincide col numero che era scritto nella risposta C, 0011, 3 zeri seguito da un 1. Okay? Quindi dal punto di vista numerico, ci mancherebbe ancora, diciamo così, coincide. E la, il problema è, è corretto o no? Cioè questo valore è giusto oppure in realtà è un valore sbagliato causato da una condizione di overflow? Allora, ricordiamoci qual è la regola, diciamo così, per scoprire se in un'operazione in complemento 2 c'è stato overflow oppure no. La regola è quella di andare a guardare i segni degli operandi e il segno del risultato, e invece non guardare assolutamente l'eventuale bit di riporto che salta fuori. Okay? Il bit di riporto è un problema nel caso in cui stiamo facendo le operazioni in binario puro. Allora lì sì, se c'è un bit di riporto, allora causa un overflow, no? Indica il fatto che si è verificato un overflow. Ma nel caso del complemento 2 non serve a niente, che ci sia o che non ci sia, non ci dà nessuna informazione. L'informazione ce l'abbiamo andandoci a chiedere se un numero negativo, 1, più un numero positivo, 0, può dare come risultato un numero positivo? Sì, può. E quindi non c'è overflow. Quindi l'unico caso in cui possiamo rilevare la presenza di un overflow nel complemento 2 è quando sommiamo due numeri positivi e salta fuori un risultato negativo, o due numeri negativi e salterebbe fuori un risultato positivo. Okay? Quindi in questo caso abbiamo confermato che la risposta giusta era la terza. Adesso qui l'ho scritta sotto domanda, con sotto forma di domanda con tre opzioni, quando l'abbiamo trascritta sul laboratorio 12 invece per velocità l'abbiamo fatta come domanda risposta aperta, perché ci sono delle complicazioni nel modo in cui funziona il sistema dei quiz, il sistema Moodle, perché per il fatto di permettervi di ripetere, di correggere più volte la stessa domanda senza darvi il risultato prima, senza bloccarvi. Quindi l'abbiamo messo insieme un po' in fretta e quindi è saltato fuori leggermente diverso da questo. Le domande potrebbero essere sia domande aperte in cui vi chiediamo scrivi il risultato di questa operazione, oppure domande chiuse in cui c'è da scegliere tra le opzioni, cioè in entrambi i casi. In ogni caso, cioè, vedete che alla fine quello che dovete fare è un conteggio. Ecco, una cosa che non vi abbiamo mai detto è ovviamente voi potrete all'esame avere dei pezzi di carta bianca, di frutta, diciamo così, su cui fare i conti, fare i vostri appunti, eccetera, eccetera. Non siete obbligati a farlo a mente e scrivere il risultato. Quindi all'esame alcune domande potranno avere opzioni, altre domande potranno avere il testo libero. Può capitare di tutto, sia l'uno che l'altro, ok? Non ho capito il commento di Beatrice che mi dice allora sarebbe overflow. No, non sarebbe overflow perché in complemento 2 il bit di riporto non è indicativo di nulla. Potremmo avere un overflow senza avere il bit di riporto, potremmo non avere, come in questo caso invece, non avere nessun overflow anche se c'è quel riporto sul nono bit. Su complemento 2 non ve ne preoccupate, non esiste. Ho letto dopo. Se scrivessimo solo uno 0 come prime cifre al posto di 2 sarebbe un errore, mi chiede Roberto. Dunque, se scrivessimo solo uno 0 come prime cifre al posto di 2, non ho capito la domanda sinceramente, perché 2 non c'è nessuna parte, un 2, quindi se Roberto puoi chiarirmi per favore. I primi due 0, ah sì, certo, sarebbe errato. Sì. Cioè se anziché questi due zeri scrivessi uno zero solo e sarebbe un numero diverso, innanzitutto non sarebbe un numero su 8 bit ma sarebbe un numero su 7 bit e noi abbiamo detto che la nostra aritmetica è in complemento 2 su 8 bit e ricordiamoci che in complemento 2 questo bit qua vale meno 128 e questo bit qua vale più 64. Se per caso togliessi questo 0, allora questo meno 64 diventerebbe più 64, se cambierebbe il significato del numero. Ma in ogni caso, qui ragioniamo in aritmetica fissa. Quelli sono i bit e quelli devono essere dall'inizio alla fine. Ok, passiamo alla seconda domanda. O ci sono ancora dubbi sulla prima?
Vedete che sulle dispense che vi ho dato molte domande sono di questo tipo, ecco, magari scordiamole insieme. Convertire un numero da base 2 a base 16, ad esempio, no? Base 2 a base 16 semplicemente basta prendere cifre a 4 a 4, no? Ma non ve le risolvo qua, così almeno avete tempo di guardarli. Convertire un numero in complemento 2 dato un numero decimale, quindi da base 10 a base 2, dati due numeri in complemento 2, effettuare la somma, ad esempio, e verificare se questa somma causa un overflow, data l'ampiezza 8 bit e la codifica in complemento 2, e così via. Qui convertire da complemento 2 a modulo e segno i seguenti numeri, quindi vuol dire convertirlo in decimale, poi da decimale al modulo e segno. In realtà quest'anno sul modulo e segno abbiamo fatto molto poco, quindi in realtà questo è un esercizio semplicemente sulle conversioni. No? Operazioni in complemento 2, anche qua ci sono dei numeri, dire il risultato e dire se c'è overflow essenzialmente. Idem, fai la somma, verifica se c'è l'overflow sul 6, convertire da modulo e segno, da decimale a modulo e segno, convertire ed eseguire la somma. Adesso in questo caso in realtà ci sono quattro numeri, quindi sono parecchie somme da fare, ma non prendete questi esercizi come esattamente letterale di ciò che potrebbe capitare nell'esame. Okay? Questi sono esercizi presi dai temi d'esame dell'anno precedente, dell'anno scorso, che si svolgevano su carta, quindi ovviamente la meccanica è diversa, però il tipo di competenze che servono sono le stesse. No? Quindi vedete che alla fine si somigliano tutti. Una volta che sapete fare le conversioni da decimale a binario e viceversa, nelle tre codifiche, binario puro, modulo e segno, complemento 2, e sapete fare le operazioni di fatto di somma e sottrazione in complemento 2, e riconoscere l'overflow, di fatto è tutto quello che sapete, tutto quello che serve. Ok, passiamo alla seconda domanda, dicevamo, dove ci chiedeva, data un'ipotetica memoria di 4 megabyte e di parallelismo 2 byte, quanti fili di indirizzamento sono necessari per indirizzare la memoria, tale memoria. Allora, anche qua ragioniamoci insieme. Noi abbiamo quindi una memoria che ci viene detto che, questa disegniamola così, una memoria che ha tante celle. Quello che ci viene detto è che una singola cella, cioè ciascuna cella, ha un parallelismo di 16 bit, giusto? Il testo mi dice 2 byte, cioè 16 bit, esattamente la stessa cosa. E la memoria complessivamente ha una capienza di 4 megabyte, 4 megabyte totali. Allora, mi si chiede, questa memoria ovviamente sarà collegata al bus di sistema, sarà collegata attraverso al bus dei dati, il database cosiddetto, e sarà collegata attraverso il bus degli indirizzi, l'address bus, indirizzi. Allora, mi chiede, come minimo, perché ovviamente potrebbero essercene di più, come minimo... di quanti fili di indirizzo ha bisogno questa memoria per poter accedere a tutte le singole celle? Allora, a questo punto devo fare due piccoli passaggi di ragionamento. Qual è il numero di celle totali di questa memoria? Il numero di celle totali sarà la dimensione della memoria diviso la dimensione di ogni singola cella. Esercizio da quarta elementare. Ogni cella, mi chiede Luca, cosa si intende con parallelismo? Si intende il numero di bit di cui è composta la singola cella. Quindi la cella di memoria contiene delle parole in questo caso 16 bit, e io queste 16 bit o li leggo tutti o li scrivo tutti in parallelo, cioè contemporaneamente. L'operazione più semplice che posso fare su una cella di memoria, su una memoria, è leggere un'intera cella o scrivere un'intera cella. Per questo c'è questo termine parallelismo, perché tutti i bit di questa cella vengono letti in parallelo o scritti in parallelo. Okay? Quindi il parallelismo di una memoria altro non è che la dimensione in bit delle celle di memoria
che contiene. Okay? E quindi a questo punto quante celle ho? Beh, quanta memoria diviso quanto è grande una cella. No? Allora, la memoria in questo caso sono 4 megabyte, 16 byte, bit, abbiamo detto 2 byte. Possiamo fare il calcolo in byte o in bit, come preferiamo, magari facciamolo in byte perché è più comodo. 4 mega. Mega che cos'è? Mega sono 2 alla 20. No? 1024, un K sono 2 alla 10, un chilo, 2 alla 20 è un mega, 2 alla 30 è un giga e così via. No? Sono le potenze notevoli del 2. Quindi noi abbiamo 4, che è 2 alla seconda, per mega, 2 alla 20, byte, come capacità totale della memoria. Come ampiezza di una singola cella di memoria abbiamo 2 byte, e quindi devo semplicemente fare delle semplificazioni, byte con byte va via, 2 con 2 dell'esponente va via, e rimane 2 alla 21. 2 alla 21 cosa? Celle. Allora, se io in una memoria devo indirizzare 2 alla 21 celle diverse, quanti bit mi serviranno? Sarà pari al logaritmo in base 2 del numero di celle. Ah, se il numero di celle è 2 alla 21, il logaritmo in base 2 di 2 alla 21 fa 21, ovviamente. Ok, quindi qui abbiamo, se vogliamo, un'unica formula intorno alla quale giriamo, no? Nel senso che noi abbiamo che la memoria totale di una memoria, cioè la capacità totale di una memoria, è la dimensione della cella, quindi il dato, la cella, chiamiamolo come vogliamo, per il numero di celle. E il numero di celle è collegato, è uguale a 2 elevato al numero di indirizzi, di fili, di bit di indirizzo, o la dimensione dell'address bus su cui questi indirizzi viaggiano. Quindi con questa, diciamo così, formuletta, a seconda di come la giriamo, possiamo ricavare i bit, gli indirizzi, il numero di celle, la capacità delle memorie, eccetera, eccetera. È importante ricordarci che il numero di celle deve essere indirizzato con combinazioni binarie diverse, e quindi devo avere 2 alla numero di bit, combinazioni diverse da cui posso collego il numero di celle e il numero di bit di indirizzo, e poi ciascun indirizzo identifica una cella, e questa cella può essere, non so, da 4, da 8, da 16, da 32 bit, e quindi la quantità di totale di memoria sarà data dalla quantità totale di celle moltiplicata dalla dimensione di ciascuna cella, detta anche parallelismo della memoria. Allora, Maria Chiara mi chiede: ma se io avessi solamente scritto la formula ma non fatto i conti, beh, dipende, nel senso che qui ci sono i pro e i contro, nel senso che se la domanda fosse stata a risposta chiusa con i pallini ABC, dovevi per forza scegliere una delle soluzioni. Se invece fosse stata una risposta aperta, e scrivevi la formula giusta ma non calcolavi il risultato, che ne so, adesso invento, anziché 2 punti poteva valere 1 punto, ecco, una cosa del genere. Quindi le domande di risposta chiusa sono più veloci se uno le imbrocca, però non permettono, è molto difficile, è impossibile dare un giudizio parziale, cioè o è giusta o è sbagliata, no? Mentre la risposta aperta magari richiede un pochino più di fatica, ma magari ci si avvicina un pochino di più. Allora, Simone e Matteo mi dicono che al posto di 2 alla 20 hanno messo, e che non è sbagliato, hanno messo 10 alla sesta, okay? Che è un po' meno di 2 alla 20. Allora, di per sé sono giuste entrambe le interpretazioni, perché i prefissi, no? Chilo, mega e giga, li possiamo sia leggere in decimale, dice la terza, dice la sesta, dice la nona, sia in binario 2 alla decima, 2 alla ventesima, 2 alla trentesima, perché sono abbastanza valori vicini.
è un'ambiguità. In realtà, se uno volesse essere preciso, va a vedere sul sistema internazionale, K vuol dire 1000 e per indicare 1024 dovrebbe chiamarlo chi, KI. Non è chilo, ma è chibi. E sono delle unità di misura particolari che si usano solamente sulle potenze di 2. Chibi, maybe, gibi. Ma fa ridere pronunciato in italiano, ma non sono in italiano, di fatto nessuno lo dice. Quindi a seconda dei casi, cioè, è un po' ambiguo il fatto che K sia pensato come potenza di 10 o potenza di 2. Quasi sempre quando indichiamo una quantità di memoria è sottinteso che sia inteso che sia un prefisso binario, quindi una potenza di 2. Tranne quando vi vogliono vendere un hard disk e vi dicono che è da 2 terabyte e poi in realtà il tera è 10 alla 12 e non 2 alla 40, e così vi vendono meno byte e vi fanno credere che sia più capiente, no? Però questi sono giochini di marketing. Al lato pratico non cambia nulla, nel senso che se voi vi fate il conto, chiaramente non viene così facile, vi verrà un numero di cui dovete fare il logaritmo di un numero di celle che non è esattamente una potenza di 2, qui verrebbe 20,8 e ovviamente devi arrotondare all'intero superiore, perché se servono 20,7 bit non è che puoi averne 20,7. 20 non ti bastano, 21 sì. Quindi il risultato finale sarebbe esattamente lo stesso, anche facendo il conto con la potenza di 10. Quindi ti viene comunque giusto. Però normalmente, appunto, quando si parla di quantità di memoria, quando si parla di valori binari, quasi sempre la potenza è sottinteso binario. Ma non è sbagliato farlo anche in un altro modo. Ecco, se vogliamo dare un'occhiata alle altre esempi, ad alcuni esempi di domande che ci sono qua, ci sono alcune domande di tipo descrittivo, no? Sulla scrittura del calcolatore, cos'è l'unità aritmetica logica, come è fatta, quali sono i suoi componenti, cosa sono i registri, i blocchi logici fondamentali, eccetera, eccetera. Chiaramente vedete la 9, disegnare lo schema di unità di controllo, questo ovviamente a computer non lo potete fare, no? Però era pensato per l'esame su carta. E invece altre, quindi alcune domande sono di tipo descrittivo, altre domande invece sono relative alla capienza di memoria, capacità di memoria. Vedete qua in questo caso ti dice, ti dà la dimensione, ti dà il numero di bit di indirizzo e ti chiede qual è il parallelismo, quindi è lo stesso esercizio girato al contrario, cose di questo genere. Ok? E come dicevo, sono quasi tutte, no, che girano intorno a questa relazione essenzialmente. C'è una relazione che dice quanti numeri di simboli diversi o il numero di indirizzi diversi o di oggetti diversi, di celle diversi è pari a 2 elevato al numero di bit che ho, e poi la dimensione è questa. Il dato della cella, poi sempre la dimensione del bus dei dati e il numero di celle, e l'indirizzo dell'address bus chiaramente è il numero dei bus di indirizzo, quindi questi numeri sono sempre loro. Poi avevo proposto come terza domanda questa, che anche qua nella esercitazione c'erano solamente due opzioni. Quali delle seguenti informazioni su un gruppo di studenti può essere memorizzata in un insieme Python, in un set Python? E qui c'erano tre opzioni. Dicevo, per ogni studente il suo cognome, per ogni studente la lista dei suoi voti, per ogni studente la tupla matricola media esami. Okay? Quindi immaginiamo di avere 100 studenti e mi stanno chiedendo, ha senso costruire un set in cui ci sia i 100 cognomi? Oppure ha senso costruire un set in cui ci siano 100 liste e ciascuna di queste liste contiene i voti di quello studente? 3. Ha senso costruire un set che contenga 100 tuple e ciascuna tupla contiene due numerini, che è il numero di matricola e la media degli esami? Allora, l'unica risposta che ha senso è la C, perché la B si esclude facilmente, perché una lista non può essere inserita dentro un insieme. No? Ricordate che negli insiemi, nei set, posso inserire solamente dei dati che siano immutabili. Quindi un set si può fare di numeri, di stringhe o di tuple. Non posso fare insiemi che contengano liste, a loro volta o dizionari, perché invece sono strutture dati immutabili
e invece la parte dentro l'insieme deve essere definita nel momento in cui lo metto dentro, non può più cambiare, di fatto. Quindi gli insiemi di liste non si possono costruire per motivi tecnici, e quindi questa B si esclude da sola perché il linguaggio non lo permette. Rimangono l'A e la C, perché l'A ti permette di inserire una stringa, la C ti permette di inserire una tupla, sono entrambi tipi di dati validi che si possono inserire in un insieme, ma nel caso A c'è il rischio di omonimia, cioè se ho studenti diversi che hanno lo stesso cognome, questi non vengono inseriti due volte, ma vengono inseriti una volta sola, quindi ne perdo uno di fatto. Quindi in questo caso non ha senso usare un insieme per preservare le informazioni su tutti gli studenti, dovrei usare ad esempio una lista, perché ha senso che ci siano dei cognomi duplicati, io me li voglio ricordare. E allora in questo caso rimane la parte C, che la tupla si può inserire nella lista, cioè nell'insieme, sì si può, perché è un dato immutabile. Possono esistere due tuple relative a due studenti diversi ma identiche tra di loro? No, non può capitare, perché qui dentro c'è il numero di matricola, quindi non c'è mai rischio di conflitto, di collisione di identità tra questi dati. Quindi io sono sicuro che se metto 100 di queste cose dentro un insieme, me le ritrovo tutte 100, non vengono eliminati dei duplicati, perché appunto il numero di matricola fa sì che non ci possono essere delle duplicazioni. Quindi questo era un ragionamento che mescolava sia, diciamo così, le caratteristiche dell'insieme, no? Che sono due, elimina i duplicati e però richiede di avere dei valori immutabili. E in questo caso diciamo, ci portava la risposta C. Ok? Quindi sono domande di questo genere, come dicevo, sono simili a quelle che ci sono nel riepilogo di fine capitolo, nelle domande di ripasso che sono presenti alla fine dei capitoli del libro. Torno un attimo indietro, questa è una domanda di Beatrice sulla precedente, che mi chiede, ma la 3 e la 5 possono capitare? Sì, nel senso che ad esempio questa, la 3, spiegare gli standard utilizzati per rappresentare i caratteri, di fatto noi abbiamo lo standard, il codice ASCII, di cui abbiamo parlato brevemente, che è un codice a 7 bit, che contiene caratteri alfabetici e simboli di punteggiatura, però invece per rappresentare i caratteri, diciamo così, accentati internazionali, invece usiamo i linguaggi di programmazione moderni, tutti usano il codice Unicode, che invece è un codice a 16 bit, che ha quindi molto più spazio per tutti i caratteri. Una cosa di questo genere, ricordate che sono due righe da scrivere in un campo di testo, quindi non c'è da fare un trattato. Così come l'altra, qual era la 5? Ad esempio, questa qui non, sembra complicata, ma non lo è. Dice: io ho un'immagine di 100x80 pixel. Ok? Un'immaginina, una fotografia piccolina, 100x80 fa 8000, no? A casa mia. Quindi 8000 pixel diversi. Ogni pixel può assumere valori tra 0 e 255. Ed è codificato in binario, va bene. Quindi vuol dire ogni pixel avrà un valore di colore o di chiaroscuro, se fosse un'immagine in bianco e nero, qui non lo dice se è colore di bianco e nero, ma ognuno degli 8000 pixel, 8000 l'ho appena calcolato, può avere un valore da 0 a 255, che vuol dire che se ha un valore da 0 a 255 lo posso codificare con 8 bit, 2 alla 8 fa 256. Quindi ogni singolo pixel può assumere dove c'è la lavagna? Qua. Ogni singolo pixel può assumere tanti valori, 0, 100, 200, fino a 255, tutti questi valori diversi li posso codificare in logaritmo base 2 di 256, cioè 8 bit. Con 8 bit ottengo 2 alla 8, 256 combinazioni diverse, che quindi possono rappresentare i 256 colori possibili diversi di ciascun pixel all'interno della nostra immagine, di questo pixel qua in mezzo. E quindi il totale della memoria occupata da questa immagine sarà il numero di pixel totali per la, diciamo così, la memoria di ciascun pixel, richiesta per ciascun pixel, per pixel. Quindi sono, abbiamo detto, il numero di pixel sono 100 righe per 80 colonne, per 8 bit, quindi sono 8000 byte,
se passiamo da bit a byte. Ok, non chiedo solo questo. Si valuta l'occupazione di memoria d'immagine in byte, 8000. Quindi di nuovo c'è sempre questa regola qua che dice che in una codifica binaria il numero di simboli diversi, in questo caso i simboli diversi sono i colori, nel caso della memoria i simboli diversi erano la posizione delle celle di memoria, è sempre pari a 2 elevato il numero di bit che uso per indicizzare o per rappresentare quei valori. La domanda di Michele è quali sono le sue funzioni? No, qui ti chiede che cos'è la ALU, quali sono le sue funzioni e di quali blocchi è composta. Sono 3 domande da cui si risponde con 4 parole ciascuna, essenzialmente, no? La ALU è l'unità aritmetico logica all'interno della CPU, le sue funzioni sono calcolare le operazioni appunto aritmetiche e logiche tra numeri normalmente interi. Di quali blocchi è composta? È composta dei registri delle operazioni e dal registro dei flag, essenzialmente. Non serve spiegare come funziona, eccetera. Ricordate che queste sono domande lampo da scrivere in 3 righe. Okay? Non fate il trattato di mezza pagina, tanto più che 2 punti non vi diamo questa roba qua. Okay? Va bene? Ok, se non ci sono altri dubbi, proviamo un po', appunto, provate a guardare questi esercizi, poi vi ho messo in questo testo anche dei link dove ci sono le raccolte ai temi di esame degli anni precedenti. Quindi se proprio insomma, volete esagerare, avete qua sicuramente materiale a volontà per poter vedere che tipo di esercizi ci sono. Faccio solo attenzione che quest'anno noi il programma del corso è cambiato, quindi la parte sui numeri è rimasta, non ci saranno operazioni sui floating point, la parte sulle funzioni booleane non c'è, non è stata tolta, è stata spostata nel corso del secondo semestre per chi fa elettronica e informatica. E quindi fate attenzione che ci sono delle domande su argomenti che proprio qua non abbiamo fatto. Quindi, e invece non ci sono nel passato domande di programmazione, o quelle che ci sono erano relative all'ambiente di programmazione in C, quindi parlerà di linker, parlerà di compilazione, eccetera, cosa che invece qua non esiste, in Python non esiste, quindi sono domande di tipo diverso. Quindi se avete domande fuori dal contesto è chiaro che era un programma diverso. Ma sulle parti, le domande sui numeri e quelle sull'architettura sono praticamente allineate a quelle che potremmo fare qua. Conversioni in floating point? No, assolutamente no. Le soluzioni di questi esercizi, allora su questo sito, se andate a girare intorno agli intorni di questo sito, ci sono alcuni di questi, non è proprio tutto ben organizzato, ecco, però c'è molto materiale, alcuni anche risolti. Ma se voi provate a risolvere questi, poi come sempre, sulla chat ci possiamo confrontare le soluzioni, o anche potete anche confrontare tra di voi, questo è molto più semplice che non confrontare soluzioni di un programma. Se dovessimo lasciare una domanda di teoria vuota, quei punti lì non li prendi, semplicemente. Non abbiamo punteggi negativi o punitivi. Quindi vale 0 punti se non hai risposto. Se non hai risposto nessuna, l'esame non è valido. Ok, passiamo alla parte di programmazione. Se non avete altri dubbi su questo, dove c'era questo programmino sui contatti incontrati nell'hotel. Ok? Io vi farei vedere, ma ci sono tanti modi di svolgerlo ovviamente, magari commento insieme a voi la parte facile e la parte un pochino meno facile dell'esercizio. Allora, questa è la soluzione che ho fatto io, ad esempio. Allora ne approfitto, no, per rispondere a un po' di domande che sono arrivate così sparse. Dobbiamo fare le funzioni, è obbligatorio fare le funzioni oppure no? No, la risposta non è obbligatorio, a meno che la domanda non richieda esplicitamente, come ad esempio, ricordate l'esercizio sul binomio, diceva devi fare una funzione che si chiama tartaglia e che calcola il triangolo di tartaglia. Allora, in quel caso era richiesto di fare una funzione e quella funzione la dovevate fare. In tutti gli altri casi siete liberi di organizzare il programma come volete.
come preferite. Quindi se preferite organizzarlo come funzioni, io lo trovo più comodo perché almeno lo ragiono per pezzettini, ma non è obbligatorio, lo fate, altrimenti lo organizzate come un programma unico. Non fate solo un casino, fate qualcosa di ordinato in ogni caso, no? Sia che sia fatto con le funzioni che senza. Prima domanda. La seconda domanda è, che arriva spesso, ma noi le eccezioni dobbiamo controllare tutti gli errori, tutti i casi possibili, con i try, except, eccetera, eccetera. La risposta anche qua è in generale no. Diciamo che ci sono tre punti in cui sarebbe bene, opportuno, sempre controllare gli errori. Sull'input output, quindi quando apro un file, sulla open, e sulla conversione, quindi quando fate una conversione da stringa intero o da stringa float. Lì, soprattutto se quel dato arriva dall'esterno, sarebbe opportuno controllarlo. Ok, quindi quei tre casi, nella open, nella int, nella float, sarebbe bene avere il controllo. A meno che non si dica da qualche parte, come viene detto forse qua, si può assumere che il file sia privo di errori e che il nome del cliente sia univoco. Allora, questa frase, che il file è privo di errori, vuol dire che una volta che il file sono riuscito ad aprirlo, allora posso leggere tranquillamente il contenuto senza più controllare se è il primo campo un intero, se il secondo un intero, se il terzo esiste, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, mi dicono, per semplificarti la vita, non gestire gli errori nella parte di lettura e analisi del contenuto del file. Chiaramente all'apertura sì, con la open sì. I tre casi, l'ho detto prima, sono open, int e float. Quindi input output, apertura di un file e conversioni da stringa intero da stringa float. All'esame non c'è input, no, perché purtroppo il code runner non permette di inserire dati da tastiera. Quindi anche gli esercizi che vi ho dato la settimana scorsa li abbiamo modificati, e vi li troverete nei prossimi giorni su Exercise, in modo che acquisiscano solamente i dati da file e mai da tastiera. Però anche se io non leggo la tastiera, quando leggo un dato da un file lo devo convertire eventualmente in intero, no? Come ad esempio qua, in questo quadro delle presenze, gli ultimi due valori erano numeri interi, quindi in qualche modo devo convertirli in intero. Il testo qua mi diceva assume che il file sia privo di errori e quindi posso convertire int campo di 2 senza problemi. Se non ci fosse questa assunzione, allora dovrei controllare che l'operazione di int non mi dia un value error. Sì, all'esame, visto che voi non potrete, cioè non è comodo vedere il file, cercheremo nel testo della domanda, nel testo della domanda di ripetere o tutto il file o almeno una parte in modo che capiate come funziona, per comodità. Quindi sì alla domanda di Simone. Ok, allora queste erano le due domande che giravano spesso. Chi è che mi aveva chiesto se fare le funzioni da punteggio in più? No, fare il programma giusto da punteggio in più, no? Quindi un programma fondamentalmente deve fare la cosa giusta, cioè deve calcolare l'output corretto sulla base dell'input che è stato specificato. Sul come lo faccia è un, diciamo così, un... Se funziona correttamente, va bene, no? Diciamo così, tra virgolette avete il massimo dei voti, senza stare a vedere come. Se invece non funziona, allora andiamo a vedere cosa viene penalizzato, eccetera. Quindi non fate le acrobazie, le cose più complicate del necessario, solo perché sperate che di prendere qualche punto in più. Se è un programma che faccia la cosa giusta bene, no? Quindi nel caso generale, non che funzioni solamente in quel caso specifico, per cui se aggiungo una riga al file non funziona più, questo non vuol dire funzionare. Ecco, fate attenzione, dovrebbe essere scontato, ma è meglio dirlo. Questo è un esempio di un possibile file di ingresso, ma il programma deve funzionare qualunque sia il file di ingresso, come anche questo. Qui ha tre elementi, potrebbe averne uno solo, potrebbe averne 12. Sono solo esempi. Quindi se voi avete un programma che funziona solamente quando nei sospetti ce ne sono esattamente tre, quel programma è sbagliato. Poi voi mi dite, ma su questo esempio funzionava. E sì, ma solo su quell'esempio lì. Se ne aggiungessi uno, non funziona più e quindi non stai rispettando quelle che sono le specifiche. Attenzione che le specifiche vere sono sopra.
Poi qui c'è l'esempio, da qui in poi è un esempio, quindi può cambiare, ovviamente. Quindi se voi, ciò che dice qua, ad esempio la struttura del file viene spiegata qua e poi c'è l'esempio sotto. No? Adesso è abbastanza, come dicevo, forse diciamo così, non è necessario insistere tanto su questo punto, però a volte si vedono delle soluzioni che funzionano proprio cablate. Ho in mente magari alcuni di voi che hanno svolto, mi ricordo, l'esercizio sulle regioni e avevano nel programma l'elenco dei nomi delle singole regioni, no? Più di una persona ha fatto una cosa del genere e, no, perché oppure l'altro, quello sulla qualità della vita, no, sull'indicatore della qualità della vita, per fortuna erano troppi, quindi a nessuno è venuto in mente di scrivere tutti all'interno del programma, all'interno di una lista o all'interno di una serie di if. Sono informazioni che devono essere acquisite dal file e il programma non può presupporre a priori già di conoscerle, okay? Quindi fate molta attenzione tra quello che è la specifica del problema, che normalmente è più generale, e l'esempio che ci aiuta a capirlo e a verificarlo, okay? Nel programma funziona solo con i dati del problema, come viene valutato non te lo so dire, perché dipende che cosa hai sbagliato. Chiaramente uno potrebbe, capite, se tu fai un programma che fa print di sta roba qui e basta, una sola riga, print sta cosa qua, in questo esempio sembra che funzioni, ma ovviamente in realtà il programma non fa niente, no? vale meno di zero, perché è una presa in giro. Quindi non ti posso dire esattamente che cosa. Allora, quello che noi facciamo, ecco, è valutare il programma che avete consegnato e non solo l'output che lui genera. A volte magari il programma per qualche motivo potrebbe anche non girare o non generare l'output perfetto, ma il ragionamento che c'è dietro, la costruzione del programma che avete fatto è corretta. Noi andiamo a studiare il vostro programma, non andiamo a vedere l'output che viene stampato o generato dal programma. Okay? Quindi andiamo proprio a cercare di valutare, no, il lavoro che avete fatto. Mettere qualche esempio di file in più per fare test. Sarebbe un'idea, ma comincia a diventare complicato, ecco. Complicato anche da gestire, sia il testo poi diventa più lungo, perché poi devi permettere al programma di scegliere quale file di test da leggere, e allora non so se qua alla fine sia conveniente. Il copia e incolla purtroppo è un blocco che arriva da lockdown browser, e quindi questo abbiamo già chiesto, ma hanno detto che non si può in nessun modo disabilitare questo blocco. Quindi questo è abbastanza antipatico, ma purtroppo è così. Fino a quando ci sarà questa modalità di fare gli esami, purtroppo dobbiamo accettare tutti dei compromessi. Ok, veniamo magari all'esercizio. Allora, in questo esercizio io avevo fatto due funzioncine, una funzione main, prima in cui leggevo le presenze e poi leggevo l'elenco dei sospetti. Le presenze era una semplice funzione in cui io avevo scelto, no, di memorizzare presenze in un dizionario in cui la chiave fosse il nome dell'ospite dell'hotel. L'ho potuto fare perché nel testo c'era scritto che il nome poteva essere si assumere che il nome del cliente sia univoco, e quindi lo posso tranquillamente usare come chiave della struttura dati. Questa frase mi pare che nel testo che avete visto sull'app 12 non ci fosse saltata, perché purtroppo abbiamo preparato tutto il 6 gennaio in modo abbastanza rocambolesco, e quindi l'ultima versione è un po' saltata nel limbo. Però poteva essere un dizionario, poteva essere una lista. Io ho un dizionario in cui, dov'è il programma qua, come chiave ho usato il nome del cliente e come valore a sua volta ho usato un altro dizionario, usato come record di tre campi semplici: telefono, data d'ingresso e data d'uscita. No? Qui ho la solita apertura del file, la lettura linea per linea, la divisione della linea nei vari campi separati con la virgola, e poi il nome è il primo campo, il telefono, ingresso e uscita sono i restanti tre campi, di cui l'ingresso e l'uscita li converto in intero. Questo record lo metto come valore del dizionario. Quindi questa istruzione qua, la riga di sotto, mi salva in un dizionario le informazioni che sono presenti su una riga del file.
E questo è la funzione di lettura. Un'osservazione, quando io ho un campo intero, mi conviene convertirlo in intero il prima possibile. Io ho visto programmi fatti da voi dove la funzione int veniva chiamata 12.000 volte durante il programma, questo l'avete fatto in parecchi, perché quando avete letto dal file avete memorizzato semplicemente la stringa. E quindi tutte le volte che devi usare la stringa devi convertirla in intero. Allora, sarebbe molto meglio convertirla una sola volta quando la leggo, così poi sono sicuro che il dato del giorno d'ingresso o il giorno di uscita è già un dato intero e non ci devo più pensare. Scrivete meno. Scrivete, meno cose scrivete, quindi più, diciamo così, condensate, meglio è. Leggi sospetti è molto più facile, perché semplicemente un file, il file dei sospetti, contiene un nome per riga, quindi l'ho messo semplicemente in una lista, dove appendo a questa lista il nome. Attenzione allo strip, il nome del sospetto contiene, quando leggo la linea, contiene il barra n finale, carattere di fine linea, che dovrò togliere, dovrò cancellare, altrimenti quando poi vado a confrontare i sospetti con i presenti non lo troverò mai uguale, perché uno c'è la barra n e l'altro non ce l'ha. E vabbè, fin qua ho semplicemente letto i dati in due appunto strutture dati che ho messo, chiamato presenze, questo è il dizionario, e sospetti che è la lista. Poi semplicemente ho analizzato uno per uno i sospetti, quindi in questo caso erano i tre sospetti che erano indicati nel file, e tutta la logica è in questa funzione cerca contatti. Cerca contatti che mi dice se il cliente ha avuto o non ha avuto contatti, e nel caso in cui abbia avuto contatti stampo chi sono. Allora, questo come lo faccio? Faccio in modo che la funzione cerca contatti mi restituisca una lista di contatti che sono appunto le persone con cui è entrato in contatto. Ok? Quindi, e poi quindi vado a vedere se questo contatti c'è o non c'è, se c'è, se ha zero elementi oppure se ne ha più di uno. Se un elemento o se ha almeno un elemento, allora deve essere stampato. Quindi tutta la logica, tutta l'intelligenza in questo cerca contatti. Prima di entrare dentro, Simone mi dice, non ho capito bene l'insieme record. Questo record qua non è un insieme, è un dizionario. È un dizionario usato come record, e quindi le chiavi sono sempre le stesse, numero di telefono, giorno di ingresso, giorno di uscita, e i valori sono i tre valori corrispondenti, telefono, ingresso, uscita, per quel singolo record. Quindi un dizionarietto usato come strutturina dati, quindi un record di dati che ha tre campi, telefono, ingresso, uscita, e gli metto dentro i valori corrispondenti alla prima, alla seconda, alla terza riga. Ogni riga costruisce un record diverso e diventano il valore del dizionario. Ok? Il due punti, no, ci fa capire che è un dizionario e non è un insieme. Non so cosa intendi con allineato, Andrea. Dizionario indicizzato dal nome, quindi nel dizionario non conta la posizione, se stavi immaginando. Ogni cella del dizionario ha come, basta guardarlo, stiamo parlando, ma mi sono dimenticato che qua per fortuna abbiamo un debugger. Allora. Eccolo qua, come è fatto. Un dizionario che ha come chiavi i nomi Paolo, Mario Rossi, Paolo Verdi, eccetera, eccetera, delle persone, e come valore ha un piccolo record che ha questi tre campi, telefono, ingresso, uscita. Quindi è un dizionario, di fatto è un dizionario di dizionari, no? La chiave è il nome, due punti il valore, a sua volta è un dizionario che ha tre chiavi, telefono, ingresso, uscita. Solo che il dizionario grande è indicizzato per nome, quindi ha un array associativo che collega i nomi. Il dizionario più interno ha sempre queste tre chiavi, a cui ho dato semplicemente i nomi a questi tre valori. Ok, Antonio mi dice, ho fatto un unico dizionario con le chiavi nome, telefono, entrata, uscita, senza dizionari, e probabilmente non hai fatto un unico dizionario, hai fatto una lista di dizionari, ma andrà bene lo stesso, cambia solamente il meccanismo di ricerca. Immagino. Ok, dicevo, la logica di tutto in questa funzione cerca contatti
Dizionario di tuple per rispondere ad Andrea andrebbe bene lo stesso. Vedete che qua le scelte sono infinite, no? Io faccio vedere velocemente la mia soluzione, ma ciascuno ha la sua, e quindi se poi la vogliamo discutere lo facciamo tranquillamente online come abbiamo sempre fatto, no? Però sì, si potrebbe fare una lista di dizionari, una lista di tuple, appunto un dizionario che ha come valori non un suo voto un dizionarietto, ma una tupla con i tre campi, oppure una lista. Cioè, sono praticamente infinite le scelte possibili. Allora, cerca contatti che cosa fa? Innanzitutto io ho il vettore, ho il presenza, che è il mio dizionario complessivo, e tizio, che è il nome, ho chiamato tizio, questo qua, per non chiamarlo sospetto, che è il nome, la persona che devo cercare. Allora, a questo punto, prima di tutto controllo il tizio in presenza, cioè vado a vedere se è stato almeno una volta presente. Perché può darsi che dentro sospetti ci sia il nome di una persona che invece non è nelle presenze. Allora, poiché ce l'ho come dizionario, è facile controllare con in se il nome del sospetto è tra le chiavi del dizionario. Ricordate che l'in usato su un dizionario va a controllare le chiavi. Se invece anziché un dizionario fosse stata una lista, me lo dovevo scorrere tutto. Vai a cercare dal primo all'ultimo elemento e vedere se c'è o se non c'è, se per caso non lo trova. Quindi questa operazione qua, il fatto di usare il dizionario anziché la lista, mi ha semplificato la vita nelle operazioni successive, perché poi vado a pescare esattamente quel nome. Se c'è, se è presente, allora lo vado a estrarre i suoi dati, quindi ho i dati di tizio. Tizio, abbiamo segnato un valore a tizio, tizio è un parametro della funzione, quindi l'abbiamo segnato nel main, qua, come secondo parametro della funzione cerca contatti. Quindi tizio è il sospetto, è il nome locale all'interno della funzione di quello che è il sospetto che sta, su cui sta iterando il main. Allora, questo tizio sospetto, estraggo i dati, itero sul dizionario, quindi in for cliente in presenze, poi ho preso chiave e valore insieme per far più in fretta, ma di fatto questo è for cliente in presenze, quindi itero su tutte le presenze, sui vari clienti. Se il cliente non è il sospetto stesso, cioè se non lo sto confrontando con me stesso, questo devo escluderlo ovviamente. E qua ho tutto il ragionamento sulle date, che può essere fatto in modi diversi, un ragionamento sulle date per capire se i due, di cui a questo punto so tutto, perché del cliente che ho tutti i dati, di tizio ho tutti i dati, e i dati cosa sono? Telefono, che mi serve fino a un certo punto, data d'ingresso e data di uscita, e quindi posso andare a confrontare, no? L'ingresso di tizio con l'ingresso del cliente e così via. Se trovo una sovrapposizione, allora aggiungo a una lista di contatti, questa lista che ho creato qua, aggiungerò una tupletta che contiene il nome del cliente, che è sovrapposto con il mio sospetto, e il suo numero di telefono. E questa lista la restituisco al main, che poi penserà a stamparla. La difficoltà logica di questo esercizio, al di là del, appunto, costruirsi queste due liste, sospetti e presenze, e poi andare a prendere un sospetto per volta, e iterare su tutte le presenze per vedere, no? Qui abbiamo, come l'ho fatto io, nel main ho iterato sui sospetti. Dove è andato? Qua. Nel main ho preso un sospetto per volta e poi ho fatto dentro questa funzione, per quel singolo sospetto, ho iterato su tutte le presenze. Alla fine però c'è un ciclo dentro l'altro. Per ogni sospetto devo vedere controllare tutte le presenze. Per ogni coppia tra sospetto e presenza vado a controllare le date. E sulle date, qui c'erano diversi ragionamenti possibili, no? Perché noi avevamo i due signori, no? Che erano, supponiamo che questo sia il sospetto, il mio tizio, sospetto. Io potrei avere un altro cliente che arriva prima e va via prima, oppure arriva prima e va via mentre io sono lì. Oppure arriva mentre io sono qua, va via prima, va via dopo, oppure arriva e va via mentre io sono qua,
oppure arriva e se ne va dopo che io sono andato via. Ok? Quindi, di questi casi, chiaramente quello, quelli che sono dei contatti potenziali sono questi tre centrali, mentre gli altri due sono invece gli altri due, gli unici due casi in cui i due non hanno avuto nessun contatto. E allora qua si va di disuguaglianze per riuscire a controllare. Io ad esempio il controllo che ho fatto è che o almeno o l'inizio o la fine della presenza del cliente sia all'interno dell'intervallo di presenza del tizio. Io l'ho ragionato così. E quindi quello che ho scritto è che i dati del cliente in, cioè l'ingresso del cliente, sia all'interno dell'intervallo tra ingresso e uscita del tizio, sospetto, oppure l'uscita del cliente è compresa tra l'ingresso e l'uscita del tizio, sospetto. E quindi con queste due disuguaglianze ho considerato questi tre casi qua. Quindi questo mi viene preso perché l'uscita è all'interno dell'intervallo, questo mi viene preso perché l'ingresso è all'interno dell'intervallo, questo qua, sia l'ingresso che l'uscita, sono all'interno dell'intervallo. Si poteva fare in tanti altri modi, un altro modo poteva essere quello di confrontare, se uno si faceva questo schemino o mentalmente o più facile su un foglio di carta, l'uscita con l'ingresso. Quindi se per caso, ci sono due casi in cui li scarto, in cui non è un contatto, quindi ragiono al contrario. Quello in cui il cliente esce dopo che il sospetto arrivi oppure arriva dopo che il sospetto sia uscito. Ah, giustamente mi fanno notare sulla chat di Zoom, che però non sto guardando perché normalmente stiamo guardando, usiamo la chat di Slack, che esiste un altro caso, che è questo, che era già lì da tempo. E allora in questo caso io esattamente, giustamente questo caso il mio programma non lo trova, quindi andrebbe aggiunta un'altra condizione, quindi questa condizione al rovescio. Sì, questo qua, questa casistica qua, che quando ho usato il programma non mi è venuta in mente, è di fatto un errore, mi ho dimenticato in quel caso. Ok. Finisco solo, poi vediamo le varie alternative possibili. Di questa combinazione, o se c'è, l'aggiungo in una lista, in questo caso una lista di tuple, poteva essere una lista di liste, poteva essere una lista di record, quello che volete. L'importante è che però io alla fine dovrò stampare il nome e il numero di telefono, e quindi ho bisogno di due campi. Oppure faccio la print direttamente qui. Nessuno mi vieta di fare la print direttamente in questo punto. Io, per abitudine mia, preferisco prima separare le funzioni che fanno calcolo dalle funzioni che fanno stampa, però non è vietato neanche qua mettere direttamente print. In questo caso si poteva, in altri casi devo calcolare dei dati e poi dopo li elaborerò ancora, magari per ordinarli o per altre cose, quindi non li posso stampare subito quando li trovo, devo parcheggiare da qualche parte e poi li stampo dopo. In questo caso si poteva, e quindi anche qua si poteva direttamente stampare. Era molto più veloce, non mi è venuto in mente di stampare direttamente qua, allora mi sono costruito questa lista di tuple che ho poi stampato qua. Ma anche perché per stampare questo messaggio il cliente non ha avuto contatti, lo posso fare solo dopo che ho finito di cercarli tutti, e quindi diventava un caso particolare in più. Ma come vi dicevo, i modi sono centinaia. Dunque, vedo un attimo i commenti che avete scritto. Cristian mi dice, per verificare se ci sono incontrati, ho scritto una funzione che per ogni cliente crea... Esatto. Questo set, infatti, ve lo volevo far vedere, perché è un'altra soluzione che bypassa completamente il mal di testa delle disequazioni. Ve lo volevo far vedere come alternativa. Adesso ve la faccio vedere. Lorenzo invece mi chiede, avevo pensato che erano insieme con le date, cioè ciascuna persona aveva un suo record, una chiave, periodo... sì, che credo sia la stessa cosa, quindi Cristian e Lorenzo hanno usato, pensato ai set, e adesso vediamo l'altra soluzione. Andrea mi ricorda l'errore che ho già fatto prima, quindi questo che non viene beccato.
e l'insieme, anche Giuseppe diceva la stessa cosa. Allora, questa cosa qua sugli insiemi che hanno fatto in parecchi, come si può implementare? Allora, noi abbiamo clienti e il tizio. Allora, noi possiamo pensare che il nostro tizio sospetto sappiamo quando entra e sappiamo quando esce. Allora potremmo pensare di creare un insieme che contiene i giorni di presenza di tizio. Allora è un insieme che è costruito dai numeri interi che vanno dal giorno di arrivo fino al giorno in cui lui se n'è andato, tutti i giorni consecutivi. Allora per questo posso fare un range che inizia il giorno in cui tizio arriva, quindi dati tizio di in, per come l'ho fatto io, che è un dizionario, altrimenti sarà stato dati di zero se avete usato delle liste o delle tuple, e questo insieme contiene tutti i valori che partono dall'ingresso, 95, poi 96, 97, 98, 99, fino a quando? Fino al giorno in cui se n'è uscito, quindi dati tizio di out. Più uno, perché il range sapete che lascia sempre fuori l'ultimo elemento. Ok? Lascio sempre fuori l'ultimo elemento e quindi devo aggiungere uno. Quindi ho un set che si ricorda i giorni in cui tizio è stato all'hotel. Faccio la stessa cosa col cliente, quindi if cliente è diverso da tizio, mi costruisco i giorni del cliente nello stesso identico modo, un range che parte dai dati del cliente di in fino a dati cliente di out. Ok, e a questo punto ho due set, se questi hanno intersezione nulla oppure no. Quindi tutto questo if semplicemente si chiede se la intersezione tra giorni tizio, intersection giorni cliente, ha lunghezza diversa da zero. Cioè almeno un elemento. In questo caso non devo fare nessuna disequazione, ma semplicemente andare a vedere se i due elementi avevano almeno un insieme in comune. Tra l'altro questa è un'altra cosa carina, perché questa lunghezza mi dice, non serviva in questo esercizio, ma mi dice esattamente quanti giorni in comune ci sono stati. Out più uno, sì, grazie per la correzione. Ok. Ok, quindi questo era un modo completamente diverso, parecchio diverso, di ricondursi un problema, trasformando da un problema di disequazioni tra confronto tra intervalli, diciamo, di equazioni tra intervalli, a un problema di insiemi di elementi. Lo potevamo fare perché in questo caso i valori erano interi consecutivi, allora si prestava bene. Se fossero stati invece numeri reali, allora questa soluzione basata sui set non si poteva fare, perché ne avrei avuti infiniti all'interno dell'intervallo, sarei dovuto ricorrere necessariamente al confronto, no, alle disequazioni tra gli estremi degli intervalli. Ok? Quindi sono soluzioni diverse, entrambe possibili. Luigi mi chiede una cosa, immagino relativamente a dov'è il sorted, no, forse non è relativo a questo esercizio, ma mi chiede il sorted su una lista di tuple, come funziona? Funziona, se una lista di tuple, il sorted lo ordina ovviamente sulla base del confronto tra tuple. Come funziona il confronto tra tuple? Innanzitutto confronta il primo elemento delle tuple. Se il primo elemento è minore o maggiore, mette le tuple nell'ordine opportuno. Se il primo elemento fosse uguale, va a vedere il secondo elemento della tupla. Quindi, detto in italiano, il sort di una lista di tuple mi fornisce una lista di tuple ordinata per valore del primo elemento della tupla e a parità di valori del primo elemento in subordine per il valore del secondo. Per dire, se io avessi come tuple cognome, virgola, nome, faccio un sorted, mi ordina per cognome, e a parità di cognome me li ordina per nome, quindi fa tra virgolette la cosa giusta. Sorted
avevo fatto un sorto di contatti da qualche parte, l'ha fatto lui forse. Vabbè, comunque. Se invece vogliamo dei criteri di ordinamento diversi, dobbiamo usare l'item getter che abbiamo visto, che va a pescare invece qual è il campo su cui vogliamo fare l'ordinamento. Andrea, tra le sette disequazioni, qual è la soluzione migliore? La prima che ti viene in mente e che riesci a fare giusta. Nel senso che dal punto di vista della qualità del risultato danno esattamente lo stesso risultato. Dal punto di vista dell'efficienza sono equivalenti, forse in teoria quello del set potrebbe essere, non so, 20 microsecondi più lento, ma chi se frega. Diciamo che molto dipende da come riuscite con ragionamento a trovare una soluzione, l'algoritmo che riuscite a trovare. Potete, magari vi viene in mente prima l'idea del controllo delle equazioni, degli intervalli, oppure vi viene in mente prima di ragionare con gli insiemi, vi portate avanti il ragionamento fino in fondo e arrivate alla soluzione. Non c'è, devo dire che sono molto equivalenti queste due possibilità. Dipende appunto da quella che vi convince di più, da quella che vi è venuta in mente. Come anche prima parlavamo del dizionario, di record, dizionari, si poteva fare con lista di tuple, si poteva fare in altri modi. Non c'è un modo palesemente più giusto. Ci sono i modi sbagliati, ma tra i modi invece corretti sono tutti abbastanza equivalenti in certo senso, no? Poi ricordiamo il contesto. Il contesto è un esame con tempo limitato, okay? Quindi in qualche modo siete incentivati a prendere la strada giusta, non a complicarvelo, a cercarne una più bella o cercarne una... Diverso sarebbe se faceste un progetto con un certo tempo e questo progetto poi deve crescere, deve diventare molto più grande, allora a quel punto ha senso valutare diverse alternative, i pro e i contro. Ma in questo contesto voi cercate, quando vi viene in mente una soluzione ragionevole, cercate di portarla a termine. Tanto, cioè, non venite giudicati sul fatto che avete trovato la soluzione più smart, ma sul fatto che siete riusciti a portare a termine, diciamo così, l'algoritmo. Poi magari vi accorgete, state facendo, che la soluzione che avevate in mente non va bene e quindi dovete stravolgerla. Questo ci sta tranquillamente. Però non fa parte del... Non ponetevelo come problema principale, ok? La domanda che dovete fare è: qual è l'impostazione che devo dare per arrivare alla soluzione? A questa stessa domanda vi date 100 risposte diverse, tante quante sono le persone diverse, quindi questo è normale. Quindi l'efficienza della soluzione non viene valutata in questo corso. Non abbiamo mai parlato di efficienza, non dico che non sia importante, lo è, ma non in un primo corso di programmazione, chiaramente. Ok. Non ho capito come si fa a prendere un voto alto facendo le cose giuste. No. Se il programma funziona correttamente, indipendentemente da come è stato impostato, quindi con una certa scelta di strutture dati o un'altra, un'organizzazione delle funzioni, un'altra organizzazione, eccetera, eccetera, se il programma che fate risolve il problema assegnato, avete il voto massimo. Mi sembra semplice, nel senso che noi andiamo a valutare come prima cosa la funzionalità del programma. La funzionalità del programma deriva dalla correttezza dell'algoritmo che avete scelto. Io avrò 200 compiti consegnati, io so che avrò 200 algoritmi diversi da correggere, e di questi 200 probabilmente 100 saranno giusti. Poi magari sono giusti e implementati male, per cui magari c'è l'errorino di Python, ti sei dimenticato il caso particolare in cui, che ne so, l'insieme è vuoto e quindi in quel caso ti darebbe un'eccezione, allora magari sono delle imperfezioni. Però non andiamo a valutare se un algoritmo è migliore di un altro, se entrambi in realtà risolvono il problema. Questo è un po' la teoria, dicevo, vale 5-6 punti circa. Questo esempio non è riuscito a mettere in ordine l'elenco dei contatti. In realtà l'elenco dei contatti io, ad esempio, l'ho messo in ordine qua. In questo caso era se vogliamo, un dettaglio dell'output, chiamiamolo,
diciamo così, in questo caso non mettere in ordine i contatti era un errore non troppo grave, perché andava a impattare solamente, diciamo così, l'estetica dell'output. Altre volte magari dimenticarsi di mettere in ordine gli elementi può andare a complicare di molto l'algoritmo, magari se devi fare i confronti in ordine. Allora in quel caso sarebbe stato più grave. Non è tanto mi sono ricordato, mi sono dimenticato del sorted. Qual è l'impatto, no, sul funzionamento del programma che mi dà aver dimenticato quella parte? Non vi so dire, no? Non vi posso rispondere in generale, ma se dimentico un try except quanti punti mi togli, perché dipende dal contesto in cui si trova, okay? Quindi il lavoro che faremo noi nel correggere gli esami è cercare di ricostruire il ragionamento che avete fatto quando avete scritto quel programma. Quella è la parte difficile, non semplicemente contare gli errori di sintassi che dà il Python, perché questo sarebbe inutile, non sarebbe un esame. E quindi può capitare, di avere delle sviste in cui uno non ha tenuto conto di tutte le paroline. Ecco, leggete bene il testo. Purtroppo il testo non è stampato, non è stampabile, quindi siete obbligati a leggerlo a schermo. La cosa è più scomoda, perché a volte se tu avessi il foglio di carta puoi sottolineare, controllare di aver fatto tutto, eccetera. Quindi sapendo che è più evanescente, perché se l'avete solamente lì a video, fateci più attenzione, cercate di leggerlo con più attenzione, perché capire male il testo significa poi sballare mezzo esercizio. C'era un'altra domanda precedente, adesso che mi ho dimenticato, a cui ho visto che mi ho dimenticato di rispondere, adesso non la trovo più, ma no, due domande. Uno mi ha chiesto, ma il foglio con le funzioni è meglio su carta oppure è meglio online? Allora, io vi consiglio il foglio con le funzioni di averlo su carta. Lo potete tenere stampato e lo potete guardare. Se riusciamo lo metteremo anche linkabile, in modo che ci puoi cliccare sopra ed aprire. Però ricordatevi sempre che sarete dentro il lockdown browser, quindi non potete fare alt tab e switchare programmi, sarete in un tab diverso del browser, e quindi quando andate a cercare la funzione non vedete più il vostro programma e viceversa. Ok? Passate avanti e indietro. Vi sembra di essere più efficienti, ma alla fine se uno ha davanti a sé il codice che ha scritto, magari se le funzioni le ha su un foglio di carta sarò all'antica, ma perdete meno la concentrazione sul programma. Però cercheremo di fare in modo che sia accessibile direttamente anche dalla piattaforma. Domande così che ho visto: se il programma è molto breve va bene, non, la lunghezza o la brevità non è oggetto di valutazione, ma è la funzionalità. Cercate di fare in modo che lungo non voglia dire contorto. Ecco, se magari qualcuno trova una soluzione brillante e riesce a risolverlo con meno righe di codice, bene, ma bene per lui, perché magari ha lavorato in meno tempo, oppure no, perché magari per trovare quella soluzione ci ha pensato di più, però ha scritto di meno, va bene. Se un altro invece ha preso una strada un pochino più lunga, il programma è venuto più lungo, ma se funziona, diciamo così, se risolve il problema, è altrettanto accettabile. L'importante è che lungo non voglia dire contorto, ecco, che fai operazioni che non servono, 37 travasi di dati, da una struttura di dati all'altra, dici, ma perché sta facendo tutti questi passaggi? Perché quello forse è indicativo del fatto che non hai ben chiaro qual è l'algoritmo, non hai ben chiaro quali sono le operazioni, i passaggi da fare. Quindi per me un codice contorto traspare la contorsione, diciamo così, del ragionamento che sta dietro, dell'algoritmo che sta dietro. Allora questo è un problema. Ma se invece l'algoritmo è chiaro, che si è espresso in 30 righe, 40 righe di codice o in 60 righe di codice, è assolutamente equivalente. I commenti, mi chiede Emanuele. Allora, come sempre, il contesto è quello del tempo limitato, quindi se ci sono soprattutto dei passaggi chiave, ad esempio su questo esercizio qua io avrei messo un commento o due qua e là nei punti chiave, no? Magari dove introduco una variabile nuova per far capire che cos'è, che cosa rappresenta. Quella cosa degli intervalli, magari potevo mettere un commento. Non è obbligatorio, sicuramente mi semplifica la vita, e soprattutto se magari avete fatto qualche errorino di Python, io col commento capisco cosa in realtà volevate fare, e quindi capisco che magari un errore di sintassi, ad esempio, o di implementazione, non è un errore di ragionamento. Però è chiaro che non avrete il tempo per commentare a dovere tutto il codice. Questo purtroppo non ci sarà il tempo disponibile nell'esame, quindi non ve lo chiediamo. Se
Sì, la soluzione del laboratorio Logis adesso ve la condivido, anzi è già online in realtà, non questa che stiamo facendo, ma un'altra che avevo fatto già nei due modi con i 7 senza e già con il problema dell'intervallo corretto. Durante l'esame possiamo tenere dei fogli bianchi? Sì, purché siano bianchi, quindi li potete usare per fare appunti, fare brutta, fare degli schemi. Quanto tempo ci mettiamo a fare le correzioni? Non vi posso dire che sono veloce a correggere i compiti. Se ho un difetto è quello, ne ho tanti, ma quello lì già ne vado, non dico fiero, ma purtroppo si ripete spesso. Non sarete molti voi, numerosi, e il tempo per correggere bene questi esercizi ci vuole e quindi ci metteremo parecchi giorni per correggere i risultati. Questo, purtroppo, i due esami sono vicini, come sempre, 14 giorni non sono tanti, e quindi gli esami, i risultati non arriveranno dopo 3 giorni o 4, ecco. Più facile dire dopo 10, ecco, 8-10 che non 3-4. Per la sorveglianza bisogna necessariamente usare una webcam integrata in PC o posso usare una webcam esterna? Va bene anche una webcam esterna, non ci serve il secondo dispositivo, ne basta una sola, basta che piaccia a Respondus. Respondus preferisce un'inquadratura frontale che non un'inquadratura laterale, però fate le prove con Respondus perché è lui quello che durante l'esame vi sta guardando. Alessandro mi chiede, se non si riesce a finire di scrivere il programma, consegni quello che hai fatto, secondo me. Nel senso che se il programma è parziale, manca l'ultimo pezzo, noi cerchiamo di correggere o capire perlomeno ciò che hai fatto, fino a dove sei arrivata, no? E cerchiamo di valutare quella parte lì. Quindi, a meno che sia proprio solo abbozzato oppure sia totalmente confuso quello che avete fatto, parziale, allora non vale la pena. Ma se no, se il programma non è completo, non sono arrivato a fare le stampe, questa parte qua che stampa, pazienza, faccio il resto, no? Consegno comunque il resto anche se non è finito. Non fate l'errore, ma io spero che questo già dalla prima settimana l'abbiamo già capito, non fate l'errore di scrivere tutto il codice prima e poi provarlo dopo all'ultimo momento, perché sono andato nel panico e non riuscite a correggerlo. Provatelo pezzo per pezzo, scrivete un po' di codice, lo provate, poi aggiungete, poi lo provate e così via. Okay? Altrimenti vi garantisco che alla fine avete milioni di errori e non avete il tempo per correggerli, ma anche per capirlo in certo senso. Se stampiamo il formulario possiamo utilizzare la forma cartacea? Sì, l'abbiamo già detto. Iscriversi in entrambi gli appelli è consigliabile? No, nel senso che è vietato, è impossibile, nel senso che quando tu sei iscritto a un appello non ti puoi iscrivere all'altro. Però ti puoi iscrivere al secondo appello il giorno dopo che hai dato, che è passato, diciamo così, il primo appello, che hai consegnato al primo appello. Iscriversi si può sempre, in attesa dei risultati. Se poi il risultato è positivo, allora ti cancelli. Ecco, ricordatevi solo di cancellarvi, in modo da non avere dei numeri di prenotazioni fasulle esagerate. Anche sul primo appello, prenotatevi pure. Poi, quando avete capito cosa, se darete davvero il primo appello o il secondo, ricordatevi di cancellare la prenotazione. Perché poi noi dovendo dimensionare i turni, gli orari, eccetera, ci serve un numero che sia abbastanza preciso. Ecco. Quindi 2 giorni prima, probabilmente 2 o 3 giorni prima, probabilmente lo sapete se darete l'appello oppure no. E allora, nel caso in cui siete prenotati e abbiate deciso di non venire, fateci il favore di cancellarsi. Nel caso in cui dovete andare nel primo, sapesse il giorno prima no. Cerchiamo di averlo qualche giorno prima. Supporto durante l'esame, stiamo trovando un modo, probabilmente useremo sì o una virtual classroom o una chat o qualcosa di questo genere, probabilmente la virtual classroom dentro Respondus perché aprire Slack non si può e se voi prendete il cellulare in mano lui vi segnala, però sì, cioè, cercheremo di essere presenti, saremo presenti durante l'esame per risolvere eventuali problemi tecnici. Sul discorso dell'inquadratura, appunto, ci sono posizioni delle webcam le più strane e noi cercheremo di ragionare col buon senso, nel senso che se anche il Respondus segnala degli errori, però tu diversi studenti mi hanno contattato dicendo che hanno la webcam integrata nella tastiera, beh, a parte la scelta di quel progettista che vorrei conoscerlo, che preferisce inquadrare le nocche e il mento delle persone, ma vabbè, però in quel caso l'importante è che noi riusciamo a vedere, a capire che voi state facendo la prova onestamente, ok?
Quindi adesso lì sarete voi col sistema Respondus che vi controlla. Però immaginate che il video di Respondus poi noi ce lo guardiamo, no? Soprattutto dove viene segnalato. Quindi immaginate che ci sia qualcuno di noi che controlla e non fare cose in cui palesemente si vede che state, diciamo così, cercando di comunicare o di sbirciare dove non dovete. Poi, indipendentemente da dove si trova la telecamera, diciamo, l'espressione o siete dei pokeristi incalliti oppure l'espressione di solito vi tradisce sicuramente. Tra l'altro, appunto, la telecamera sulla tastiera o il basso è abbastanza, diciamo così, scomoda, perché quando voi poi scrivete tante volte le dita coprono la faccia, quindi ci sarà un mare di warning segnalati da Respondus, e vabbè, vuol dire che ci guarderemo quelle parti e cercheremo di capire. Va bene? Allora, no, l'unica cosa vi volevo ancora mettere, visto che ne abbiamo parlato, il link alla pagina, poi ve la metto per bene, però ce l'abbiamo già subito qua comoda. Non è questo, scusatemi. Vi do questo link dove c'è la soluzione, non quella che abbiamo fatto in questo momento, ma quella che ho risolto ieri, praticamente. Credo che abbia già la parte anche sui set. Sì, quella parte sui set l'ho chiamata cerca contatti bis, dove è un'implementazione, diciamo, alternativa basata sui set, mentre la prima è basata sulle disuguaglianze. Se vedete qua ci sono tre disuguaglianze, perché mi sono ricordato il terzo caso che mi avete fatto notare anche voi, che mi ho dimenticato. Ok, quindi questa soluzione, vi metto subito il link qua, se qualcuno vuole guardarla al volo, e poi la pubblico con calma sul sito del corso. Ok, allora direi che per oggi la nostra corsa contro il tempo l'abbiamo fatta. Noi ci vediamo ancora domani mattina per le 3 ore del martedì, dove faremo un po' di esercizi di programmazione. Io avrei intenzione di prendere magari 2 o 3, cercando magari non risolverli da zero perché ci avete già lavorato, ma prendere i punti salienti degli esercizi che vi ho segnato, diciamo così, vi ho suggerito prima delle vacanze, e quindi quelli che magari, diciamo, vedendo le vostre soluzioni che mi avete proposto, riprendere quelli che sono i punti più critici un pochino che ho trovato, e li vediamo insieme guardando delle soluzioni possibili. Se avete dei punti che trovate, che pensate che siano più critici di altri, magari me lo segnalate, così domani sciogliamo questi piuttosto che gli altri. E se avete anche altre domande sull'esame, pensateci, così domani, diciamo così, come ultima chance, me le potete fare. Buona serata a tutti, scusate per il ritardo, però parlando di esame, cioè, si sfora anche più volentieri. Arrivederci.